In nottata, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato a Rivalta, in provincia di Torino, Domenico Giorgi, nato a Locri nel 1982, pregiudicato, ritenuto affiliato alle famiglie dei Giorgi, alias Boviciani, e degli Strangio, alias Iancu, operanti nel territorio di San Luca. L'accusa è quella di omicidio commesso nei confronti di Salvatore Favasuli, perpetrato a Casignana nel gennaio del 2005, il delitto che ha segnato di fatto la riapertura delle ostilità nella cosiddetta faida di San Luca. L'arresto di Domenico Giorgi, 28 anni, a Rivalta, ha squarciato un altro mistero sulla faida di San Luca, culminata con la strage di Duisburg del Ferragosto del 2007. L'arrestato, affiliato alle famiglie Giorgi Strangio, è ritenuto il responsabile dell'omicidio di Salvatore Favasuli, il quale all'epoca della morte, avvenuta il giorno dell'Epifania del 2005, aveva 21 anni. Il delitto sarebbe maturato per motivi passionali. La vittima, secondo quanto ha reso noto il procuratore di Locri, Francesco Carbone, nel corso di una conferenza stampa, avrebbe insidiato la fidanzata di Domenico Giorgi, poi divenuta moglie di questi. Quel pomeriggio del 6 gennaio del 2005, la vittima si era recata ad un appuntamento che poi gli è stato fatale. Il suo corpo senza vita venne rinvenuto lungo la strada per Grotteria, accanto alla sua autovettura con il motore acceso. Favasuli, sempre secondo gli inquirenti, veniva indicato vicino per via di una parentela incrociata con altra frazione della faida di San Luca, quella dei Pellevottari. In particolare, Giorgi, per parte della madre, era cugino di Maria Strangio, assassinata nella strage di Natale del 2006, e cugino di Giovanni Strangio, principale accusato della strage di Duisburg. Salvatore Favasuli, invece, cugino di Angela Morabito, moglie di Francesco Pelle, detto Ciccio Pakistan, costretto su una sedia a rotelle dopo un agguato mentre si trovava sulla veranda della sua casa di Africo Nuovo. La faida prese il via la sera del 10 febbraio del 1999, martedì di Carnevale, per uno scherzo, il lancio di alcune uova tra ragazzi del paese, che provocò la morte di due giovani ed il ferimento di altrettanti. Tre ville, una a Davoli nel Catanzarese, due a Bollate a Milano, lussuosamente rifinite con pregiati tappeti persiani, tre strutture in cemento armato, conti correnti e cinque auto o veicoli, sono i beni sequestrati dalla polizia a Francesco Corapi, di 63 anni, detenuto dal 4 settembre scorso per estorsione aggravata dalla modalità mafiose ai danni del villaggio turistico Sant'Andrea di Sant'Andrea sullo Ionio, sulla costa catanzarese. Il sequestro è stato disposto dal Tribunale su richiesta del questore di Catanzaro Vincenzo Roca al termine degli accertamenti compiuti dalla sezione misure di prevenzione. Corepi è stato arrestato nel settembre scorso nell'ambito di un'operazione insieme ad altre quattro persone accusate di aver imposto ai danni della società Iperclub di Roma, proprietaria di 120 appartamenti nel villaggio e gestore dell'albergo, e della società Frame Group di Taranto, che provvedeva a reclutare il personale, il pagamento di tangenti e l'assunzione di personale a lui gradito. Sarebbe stato identificato e fermato l'uomo che lo scorso mese di gennaio aveva ferito gravemente un carabiniere durante un agguato notturno, nel corso del quale aveva scaricato contro l'autovettura del militare un intero caricatore di pistola. Ad identificarlo sono stati gli uomini del nucleo operativo e radiomobile della compagnia La Metina, al termine di una meticolosa indagine. La persona fermata è Gianfranco Dicello, 38 anni, indicato dagli inquirenti come elemento vicino alla cosca Cappello Arcieri. È accusato di tentato omicidio, lesioni aggravate e porta detenzione illegale d'arma da fuoco. L'uomo è ritenuto responsabile del ferimento di un carabiniere che, fuori dal servizio, si trovava in compagnia della sua fidanzata in località Guerrieri Serra, a nord del quartiere Bella di Lamezia Terme, quando fu avvicinato dalla persona fermata che gli aveva intimato di abbandonare la zona. Il carabiniere, per evitare problemi con la sua auto, una Ford Focus, si era allontanato ma aveva imboccato una stradina senza sbocco. Da qui la necessità di ritornare indietro, cosa che probabilmente fu interpretata male da Dicello, il quale avrebbe sparato con una pistola sei colpi contro la vettura del militare, il quale fu ferito alla mano sinistra. I particolari della identificazione dell'attentatore sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa dal procuratore capo di Lamezia Terme, Salvatore Vitello. La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha sequestrato la discarica di Pianopoli, utilizzata nei giorni scorsi anche per il conferimento di materiale proveniente dalla Campania. Il sequestro, eseguito dai carabinieri del NOE,
è stato disposto nell'ambito di un'inchiesta in cui sono indagate due persone. L'ipotesi di reato a carico dei due indagati è scarico industriale attivo senza autorizzazione. Il provvedimento è stato emesso dopo che è stato scoperto uno scarico non segnalato che partiva dal centro dell'impianto e confluiva in una zona adiacente. La Procura ha disposto il sequestro sulla base di un'informativa del NOE e delle denunce presentate da alcuni abitanti di Pianopoli. Nella discarica venivano conferiti rifiuti provenienti, oltre che da tutta la Calabria, da Puglia e Sicilia. A dicembre, come previsto nel programma annunciato, avremo il progetto definitivo del ponte sullo Stretto. Lo ha detto l'amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A., Pietro Ciucci, durante un incontro stamane con il sindaco della città siciliana, Giuseppe Buzzanca. Il 50% del progetto definitivo è stato consegnato alla Stretto di Messina e lo stiamo analizzando e verificando. I sondaggi sono finiti e quindi andiamo avanti con quanto previsto. Sulla realizzazione di una nuova stazione ferroviaria a Messina, Ciucci ha detto che le Ferrovie italiane stanno preparando il progetto, la struttura sarà interrata e i lavori procederanno in contemporanea con il completamento del ponte.